Grazie a tutti perché mi trattate troppo bene, probabilmente questo accade anche perché sono diventato troppo vecchio. Devo fare un complimento a Stefano, che vale per tutti i colleghi organizzatori, il professore Agenziano e gli altri, perché Stefano l'abbiamo visto crescere e ha avuto un lungo periodo di frequentazione negli ambienti della medicina d'urgenza, per cui è proprio il paradigma del mix up delle culture e del piacere di scambiarsi le conoscenze senza tener troppo conto delle etichette. Io non posso, ho chiesto il permesso all'amico Mauro e l'ho chiesto anche ai chairman, non potrei proprio parlare perché è la prima volta che parlo a Napoli dopo che non c'è più il mio primo maestro. Io spero di non commuovermi, voglio dirvi soltanto una parola. Dal professore Carmelo Giordano abbiamo imparato, la mia generazione, io ho cominciato a frequentare quell'istituto nel 69, due grandi insegnamenti. Una è stata la metodologia del pensiero clinico. Quello che farò vedere fra un attimo, l'esame testa piedi, parte da una strutturata conoscenza che il professore ci teneva a dire, pur essendo nefrologo già allora di fama internazionale, poi diventò presidente della Società Europea dopo poco di nefrologia. Il pensiero era sempre dalla testa ai piedi, tutti i segni e tutti i sintomi. Sembra oggi difficile, abbiamo tanta strumentazione, e però quello è una conoscenza di metodo che non si perde. E l'altra, che è stato un imprinting decisivo per il mio futuro, ma per tanti altri, il mio futuro che è passato, ma per tanti altri, è stato quello di guardarsi intorno nel mondo scientifico, cercando di andare a cogliere dalla ricerca su animali, quello che poi sarebbe diventato applicabile nella pratica clinica. Oggi con internet è tutto facile, ma col professore Giordano a volte io avevo il compito, poiché la nostra università purtroppo piena di cervelli ma scarsa di risorse, di andare all'acquario a fare ricerca, e lì ho imparato, grazie a lui, come si può fare una ricerca bibliografica attraverso l'Index Medicus e non come le nuove generazioni attraverso internet. Io non devo dire altro su questo. Mi è venuto in mente prima, non l'avevo preparato, mi è venuto in mente un verso di Ungaretti, che Ungaretti, molto anziano, rivolge alla moglie che è morta un po' prima di lui, e io con tutto il cuore, scusate, lo rivolgo al professore perché il verso è: per sempre mi rimani. Ok, allora immaginando di non fargli fare troppa brutta figura, ho provato a inquadrare in 20 minuti un paziente in shock, e naturalmente prima di tutto partiremo da, ricordiamo ai più giovani, il sensorio, i parametri vitali, compresa la temperatura, ma appunto un esame testa-piedi o, come si fa fuori d'Italia delle volte, piedi-testa, perché sollevare il lenzuolo può fare scoprire dei mondi, e li leggete da soli, è un po' un tentativo di incrociare parametri che possono essere molto invasivi o meno invasivi o semi-invasivi con parametri invece che sono strettamente clinici. So che per esempio Elvio e i rianimatori sono molto esperti e attenti a calcolare il tempo di riempimento capillare, oppure la perfusione cutanea e la temperatura, la differenza di temperatura fra core e periferia. Dunque, nonostante il lavoro sia del 2013, vedete che c'è un richiamo anche a umilissimi parametri come le urine. Ovviamente in epoca eco, per inciso devo ringraziare tutta l'equipe della mia vecchia squadra, compreso un giovane brillantissimo che è Giorgio Bosso, che mi ha aiutato a preparare queste slide, è chiaro che se volessimo poi corroborare in maniera non invasiva, beh, una cava così è profondamente diversa da questa cava qua, e quest'altro qua che è tamponato probabilmente va gestito in una maniera del tutto autonoma, quindi l'aiuto dell'eco certamente non va misconosciuto e ci aiuta moltissimo. Ci sono altre piccole cose, piccoli parametri che delle volte sottovalutiamo. Un semplice pulsossimetro dà un sacco di informazioni. Se il paziente ha un polso non eccessivamente vasocostretto, questo lavoro è peculiare perché hanno incannulato un'arteria radiale a scopo dimostrativo, la scuola è molto buona, lo sapete, Tebbulo l'abbiamo avuto anche al nostro ultimo corso nel 2014, e vedete che il percorso dell'onda sfigmica cruenta, quindi realistica assolutamente, è perfettamente riportato dall'onda sfigmica che è valutata ed espressa da un banalissimo saturimetro, di quelli lì che non danno il display numerico ma invece danno l'onda.
Questo è il paziente ventilato, quindi questo qui sono le onde di flusso ventilatorio, questo è l'ECG. Che cosa dimostra? Un attento sguardo al pletismografo, al saturimetro, che quando la pulse pressure variation, cioè la variazione del massima escursione dell'onda sistolica rispetto alla minima escursione è superiore del 25% della massima, questo è elicitato meglio dagli atti del respiro, ancora di più se c'è una pressione positiva nel torace del paziente, e il significato è che il paziente è precarico dipendente. Quindi il primo punto in un esame testa piedi, oltre alla clinica della perfusione, anche piccoli strumenti, non piccolo l'eco, ma sicuramente l'eco della cava a una curva d'appendimento rapida, quindi diciamo alla portata di tutti, è un pletismografo, danno informazioni. Ci sono dei pitfalls, in particolare se c'è una fibrillazione atriale a alta frequenza o un'altissima frequenza respiratoria o un basso tidal, ma in linea di massima vale per tutti i segni specifici. Se c'è, significa che ci possiamo fare affidamento. L'altro, manco a farlo apposta, un ulteriore omaggio al professore Giordano, i nostri pazienti ipoperfusi o supposti ipoperfusi sono spesso oliguri. Non sono tanti, se vi chiedessi di alzare la mano non lo faccio, ma non sono tanti i colleghi che in pronto soccorso, in reparto, chiedono con urgenza un campione spot per dare uno sguardo e quick look alle urine. Un quick look alle urine corrisponde a una serie di parametri, dai farmaci al riempimento effettivo intravascolare, alla gittata, alla pressione di perfusione renale che dipende dalla pressione media arteriosa meno quella intraaddominale, due volte quella intraaddominale conta, e alla fine questo è uno specchio straordinario. Ma siccome sembra banale, siccome costa poco, noi gli diamo la stessa importanza che diamo magari a un cateterismo invasivo. Se uno va a guardare la concentrazione, meglio ancora la frazione escreta, di sodio nell'urina e l'osmolarità urinaria, fa subito una differenza sostanziale. Un conto è avere poche urine a basso peso con molto sodio, un conto è avere poche urine con poco sodio e un bel peso specifico, vuol dire che il rene sta facendo il suo mestiere, e se sta facendo il suo mestiere siamo ancora in tempo per poter recuperare la funzione di un organo che poi, come sappiamo, influenza la prognosi. Allora, il grande maestro Pinsky, insieme con Didier Payen, ci ha insegnato che il monitoraggio è contesto specifico. È chiaro che se sono in una terapia intensiva cardiochirurgica, magari uno di quei malati a cui Stefano mette il resincronizzatore, che hanno o il professore Argenziano, e che hanno dei difficili domani post-operatori, io posso essere anche autorizzato a utilizzare un monitoraggio invasivo importante, sia pure molto criticato, come lo svanganzo, lo vedremo fra un attimo, ma probabilmente l'altro grande maestro che abbiamo avuto il piacere di conoscere e portare in Italia, Emanuele Rivers, anni fa, inventore, diciamo così, della Early Goal Directed Therapy, poi col tempo ha dato lo spunto per una riflessione dove forse, più che la goal directed, perché i goal dipendono molto dallo stato del paziente, dall'età, dalla patologia, sull'early. E l'early è nostro. L'early è nostro. Io ho un po' questo vizio di avere l'orgoglio di ciò che ho scelto di fare per oltre 40 anni. Noi, i rianimatori, i cardiologi che fanno, noi li vediamo nel momento dell'acuzie acutissima. Secondo voi che finestra temporale possiamo mai avere? Noi la filosofia non la possiamo troppo fare. Questo non vuol dire che diventiamo degli empiristi, dobbiamo avere una base di metodo, ma il tempo per fare troppe filosofie, il medico d'urgenza o il rianimatore o il cardiologo d'urgenza, non ce l'ha. Dunque, early probabilmente è un punto su cui riflettere. I due grandi maestri che con Rodolfo ascoltammo a Trieste, e Rodolfo si ricorderà, che dissero: voi potreste vedere due persone anziane? No, siamo due giovani medici entusiasti di grande esperienza. Così si definirono, avevano 80 anni per uno, e loro però sono stati gli inventori di questo giochino. Il giochino ci ha insegnato tante cose. Con Elvio, quando li utilizzavamo, dal vecchio professor Mostarda, altro maestro nostro, certamente ci consentiva riflessioni, ci consentiva una sorta di comprensione della fisiopatologia applicata e a digiuno, diciamo così, e poi con farmaci o con manovre. Dunque, interpretato in maniera sequenziale, anche questa metodica, che non cambia la prognosi secondo le statistiche, cambia la cultura del medico però, e ne richiede tanta per poter utilizzare in maniera intelligente. Qual è il limite? Il limite è l'adeguatezza. Io posso misurare la gittata, d'accordo, col termistore, ma non mi dirà nulla sull'adeguatezza di quella gittata nel contesto. Allora questo apre una riflessione, e quindi arriviamo finalmente al tema, che anche con uno svanganzo sofisticato o con altre metodiche più moderne che ci sono in giro, in realtà
gli shock sono diversi per parametri emodinamici, perché nelle prime fasi del settico, in genere del mal distributivo, a causa della caduta del posto carico potremmo anche avere una contrattilità aumentata e una gittata aumentata, però la gittata è quello che parte e il paziente invece vuole quello che arriva, vuole un flusso. E questo è determinato anche dal riempimento, ma anche la pressione venosa centrale può non dire. Un paziente ostruttivo, un paziente con una enorme embolia polmonare, può avere una PVC altissima, una cava dilatata e avere ancora bisogno di liquidi, come un infarto destro. Dunque, anche questo è opinabile. E anche le resistenze periferiche sono opinabili, perché hanno un time course, per cui nel settico le troviamo prima ridotte e poi aumentate in fase molto avanzata, nel cardiogeno le troviamo subito aumentate per risposta adrenergica e poi crollano quando il paziente ormai è irrecuperabile. Dunque, ancora una volta, il tema di oggi qual è? Il tema è definire lo shock come una condizione in cui la perfusione è inadeguata a soddisfare la domanda e il consumo. Questo è il punto. E su questo punto che cosa possiamo fare operativamente? Perché appunto il maestro ci ha insegnato: ok, ma tu di fronte hai un paziente che ha un problema, quindi va benissimo avere solide basi, ammesso che ci siano, di fisiopatologia, ma poi dobbiamo applicarle. Da che cosa dipende un'adeguata perfusione? Beh, innanzitutto dallo stressed volume, cioè quel volume che realmente circola nei vasi e che non sta nel glicocalice, nei sinusoidi, ma quello che è stato reclutato. Dopodiché dal tono vascolare che sono due, quello polmonare, e quindi pensate agli effetti dell'ipossia, dell'ipercapnia, dell'acidosi, e quello sistemico. Dalla contrattilità intrinseca e ovviamente dalla frequenza. Allora, questo schemino di Magder è geniale nella sua semplicità, ovviamente si rifà a Guyton, e dice: attenti, noi il cuore può pompare solo quello che gli torna. Quello che gli torna dipende dalla pressione media sistemica meno ciò che si oppone, cioè la pressione nelle camere destre, raffigurata dalla PVC o dalla cava che non si distende. Di conseguenza, quando giocheremo col precarico, dobbiamo stare molto attenti a, se necessario, migliorare la pressione media sistemica, ma stando attenti a non creare una back pressure, una contropressione, che sarebbe negativa, perché ricordo che la differenza fisiologica fra questi due valori non è 120/80-10, ma è 12-14 millilitri di mercurio della mean systemic pressure meno 2-4-6 della CPP. E questo è molto ben dimostrato, ecco qui ancora un esempio di grande collaborazione con i rianimatori, questo lavoro splendido fa vedere magnificamente come, se nel momento in cui la pressione del ventilatore viene messa a plateau, stiamo parlando di secondi qua, non di minuti, viene messa a plateau, quasi immediatamente avviene che aumenta la PVC e di conseguenza, con un intervallo di 2-3 battiti, si abbassa la gittata e, guardate, anche il petismografo fa la stessa misura. Tutto si tiene, direbbe Sciascia. E allora in questo gioco, questa interazione cuore-polmone, che per i più bravi si può andare a recuperare dal grafico qui, che è un pochino più complesso, significa attenzione nel momento in cui ventiliamo un paziente, anche con la CPAP, che non è una ventilazione, ma è un modo di aumentare la pressione intratoracica, o con la NIV, di fatto noi stiamo facendo un test cuore-polmone che agisce soprattutto, influenza la gittata in via secondaria, perché è vero che comprime un po' il ventricolo sinistro, ma la chiave è che riduce il ritorno venoso. Allora, necessità di riempire, eventualmente se ci trovassimo in quella condizione, il primo dei parametri di un paziente in shock, ottimizzare il riempimento. Ma siccome riempire non è gratis, e siccome i parametri statici possono essere fuorvianti, l'idea è quella di utilizzare i parametri che vedete, che dipendono da ciò che avete. Se siete dei bravi ecografisti, va benissimo funzione sistolica e diastolica ventricolare sinistra, fare un test e poi andare a vedere le variazioni. Perché le variazioni in rapporto al test non sono altro, al test di riempimento, ma potrebbe essere anche un test, tra virgolette, di svuotamento, se usassimo la PIP per vedere che succede. No, la facciamo salire e vediamo se cade la perfusione. Abbiamo due modi di fare questi test, cercare di capire in maniera dinamica quello che sta succedendo. Ma qual è il target? Perché noi non facciamo i test per divertirci e per dire vicino al collega dell'altro reparto avevo ragione io. Facciamo il test per dire il paziente ne ha avuto un vantaggio. E allora, per poter garantire il flusso, un'idea intelligente, ancora una volta, dei francesi,
che ci somigliano un poco per le speculazioni intellettuali che fanno, è vabbè, perché non pensiamo a fare l'autotrasfusione, l'autoriempimento del paziente con il letto basculante, reclutando quei 300-350 di massa volemica, però lì si elicita qualche riflesso, tuttavia c'è il vantaggio di non dover poi dopo tirare fuori il liquido eventualmente dato in maniera inappropriata. Sempre provocatoriamente Jean-Louis Vincent ha lavorato in questo modo qua, ha pubblicato su Anesthesiology il test più rapido che io conosco al momento, che è un test di riempimento. Lui ha fatto l'editoriale, questo qua è il gruppo che l'ha fatto il lavoro. Il test è molto interessante, 100 ml di colloidi in un minuto con pompa di infusione, corrisponde a una velocità di infusione di 6 litri ora. 100 ml in un minuto con l'eco e vedere chi migliora la contrattilità, la frazione di iniezione, più del 10% con 100 ml in un minuto, facendo gli altri 400 ml nei successivi 14 minuti, la migliorerà addirittura del 15%, con buoni parametri di specificità e sensibilità. Dunque un test piccolo, in maniera tale da evitare il rischio di trovarsi con un paziente che, a causa dei mediatori, che sempre ci sono, un po' di più nella sepsi, ma Elvio è un maestro del trauma, ci potrebbe confermare, ma anche i maestri dello shock cardiogeno, tutte le condizioni di shock danno un malessere cellulare tale per cui si elicita quella spirale di liberazione, di produzione o liberazione dei mediatori. Allora noi la permeabilità del polmone del paziente, ma dell'addome, degli endoteli, non la conosciamo prima. Quando lo riempiamo, se siamo sfortunati, se il paziente è sfortunato, ce ne accorgiamo. A permeabilità aumentata, un piccolo aumento di pressione microvascolare può determinare una grande umidità polmonare, e questo non ci fa piacere perché aumenta il work of breathing, perché riduce la compliance toracopolmonare. Fino a che rischiamo di combinare il paziente in questo modo, e questo non ce lo possiamo permettere. Allora, non ce lo possiamo permettere, tra l'altro, perché quando nel fare un test di riempimento andiamo poi a riempire il terzo spazio, aumenta tra l'altro la pressione intraaddominale, con problemi per il work of breathing, con problemi per la back pressure renale. E anche qua l'eco ci aiuta molto, perché noi potremmo partire così, ma trovarci dopo il test con polmoni di questo tipo, fortemente umidi. Dice Fabio che è stato un po' insieme con Lucia quello che più ci ha portato per mano a interpretare questi dati, e quindi la verità è che queste cose qua nella vita reale si usano e si fa bene a usarle. L'altro modo per rendersi conto di come stanno andando le cose è misurare la pressione intraaddominale, perché sappiamo questo straordinario valore che c'ha, tra l'altro è poco costosa, si può fare in un attimo facendolo zero sulla sinfisi pubblica. I fluidi sono farmaci, per cui non è possibile utilizzare in una maniera un po' apodittica come enista: io uso solo colloidi, io uso solo cristalloidi, a me piace solo lo starch. Doesn't work this way, ogni paziente è fatto in un modo, per cui intanto conoscere i fluidi, e probabilmente ne parlerà Giovanna dopo, ma pensare quel bell'aforisma degli intensivisti internazionali: i gol di oggi possono essere i problemi di domani. Quindi, così come quando impostiamo una ventilazione, pensiamo subito: come lo svezzo quel paziente? Quando lo svezzo? E ci riuscirò? Quando riempiamo un paziente, pensiamo anche dopo che succede. Come lo svuoto? E se quel paziente sarà in grado di eliminare quei fluidi quando non avrà più bisogno per motivi rianimativi? Alla fine, dopo un test di riempimento, ci sono tre possibilità. La PVC sale, ma la gittata è ancora bassa, vuol dire che siamo nella curva flat di Starling e lo mandiamo solamente in edema il paziente. La CVP sale e migliora il flusso, la gittata, questo è un paziente fluido responsivo, abbiamo fatto centro. La PVC è ancora bassa, vuol dire che quel paziente ha bisogno di tanti tanti fluidi, e questo lo vediamo perché tante volte, prendendo l'accesso venoso centrale, si vede il sangue che rifluisce indietro, quel paziente ha meno 1, meno 2. L'altro grande tema sono le resistenze vascolari, sostanzialmente due possibilità, basse, alte. Chiedersi perché, questo è il discorso del metodo del professore Carmelo Giordano, perché? Perché se è, potrebbe essere un effetto iatrogeno, sta facendo troppo nitroprussiato, troppi nitrati, oppure sta facendo troppa noradrenalina se sono troppo alte. Quindi chiedersi perché e ottimizzare, avendo cura di valutare quel paziente in quel contesto, in quella posizione, con quelle patologie associate, con quel ventricolo. E quindi non può essere uguale per tutti. E una novità degli ultimi 2-3 anni è quella di immaginare che se poi noi volessimo a forza credere nel potere taumaturgico della pressione sistolica, correremmo il rischio di vasocostringere troppo, e chi è molto sensibile alla vasocostrizione sono i tessuti, perché le arteriole precapillari sono molto sensibili agli effetti di qualunque vasocostrittore voi vogliate usare. Tanto che si è immaginato di dare minor pressione, valutando che poi questo possa consentire un
un piccolo miglioramento di flusso. Qual è il problema? Gli organi bersaglio. Se il paziente ha un ictus, se il paziente ha un'insufficienza renale, non mi posso permettere di essere permissivo con la ipotensione. Da ultimo rimane la contrattilità. Perché rimane da ultima? Perché quello è un cuore che in genere, il cuore di un paziente in shock, già grande riserva funzionale non ce n'ha. E allora, non avendone tanta, proviamo a ottimizzare riempimento e posto carico e alla fine proviamo a giocare sulla contrattilità. Qual è il problema? Beh, se ce l'ha alta, il problema è tutto di un ritorno venoso. Sono quasi sempre i pazienti troppo vasodilatati. Se ce l'ha bassa la contrattilità, qualunque inotropo usiamo avrà un costo. Un costo in termini biologici. E il costo in termini biologici va checked, va rivalutato. Quindi va della tecnica di watch respond, vedere come risponde con l'eco, ma con il metabolismo, queste saranno le ultime tre parole che dirò, e se no poi passare alle opzioni avanzate. Chiamiamo Stefano o Agenziano e vediamo che ci sanno fare. Per valutare bene, per pesare l'effetto, il vantaggio o lo svantaggio di un inotropo, proviamo a metterci con gli occhi del tessuto. Se ci mettiamo dalla parte del tessuto, una minoranza etnica, perché nessuno ci pensa troppo, abbiamo dei parametri che possiamo indagare, l'SCPO2, il lattato, le differenze di PCO2. Queste aiutano, perché se i tessuti hanno un vantaggio, queste miglioreranno. Se i tessuti non hanno un vantaggio, perché il farmaco è bello, è cosmetico, però non è tollerato bene, avremo dei parametri alterati. L'SCPO2 è molto molto aspecifica, come leggete, è determinata da questi quattro fattori, ma è molto tempestiva, per esempio, nello shock cardiogeno, nello shock ipovolemico. Se la terapia va bene, risponde. Nel settico non c'ha superiorità rispetto al lattato, che è meno invasivo, grazie a questo lavoro, e ancora nel settico dobbiamo ricordarci che quindi il lattato va molto bene in tutti, purché nel settico lo interpretiamo nell'ambito di un'acidosi lattica, non della iperlattatemia che ha solo un valore ipermetabolico, ma da ultimo la disomogeneità della perfusione è una caratteristica di tutte le forme di shock. L'organismo, una volta si diceva, centralizza. Ecco, forse non centralizza proprio, ma certamente disomogenizza. Quindi abbiamo aree iperperfuse, aree sottoperfuse o non perfuse affatto, con velocità di circolo che è difficilmente valutabile, oltre il lattato. Questo nuovo parametro, nuovo relativamente, perché con Elvio porterò, adesso faccio vedere una diapositiva che ci siamo pensati insieme 3.000 anni fa, perché sei vecchio pure tu, anche se ti riporti bene. Ci sono lavori recentissimi, guardate l'anno, 2012, dove gruppi molto qualificati dicono attenzione, è molto ben correlata la gittata con la differenza veno-arteriosa di PCO2, presa da sangue venoso centrale meno quello arterioso. Normalmente valori 2-4, quando il paziente va in bassa gittata, tempestivamente aumenta la differenza, quando il paziente migliora la gittata, la perfusione, la differenza di PCO2 si abbassa e torna verso il normale. Benissimo, questo qui è l'omaggio al gruppo e a Elvio, perché sono studi che abbiamo fatto insieme 20 anni prima, avendo letto un po' di letteratura zoologica sperimentale. È capitata sta paziente in blocco seno-atriale, un infarto inferiore in blocco, differenza, dovendo pigliare un accesso centrale, differenza di CO2 9 scende a 5 dopo un quarto d'ora appena il pacemaker funziona, quindi dimostra la tempestività di quello che abbiamo fatto, più di qualunque altro parametro. Allora, il microcircolo è un link per tutte le forme di shock, perché è danneggiato da tutti i mediatori. Questa è la notissima diapositiva che gira dovunque, dove i mediatori della SEP si creano dei microaggregati e praticamente rapidamente alterano la funzione del microcircolo, come vedete. Eccoli qua. E quindi spiegano la disomogeneità tessutale. Paziente in shock settico. Questa, la successiva, adesso la prendo subito, ho finito, la successiva lo dimostra nello shock cardiogeno. Dunque, tutte le vie portano a Roma. Tutti i pazienti ipoperfusi hanno in comune la necessità del presto e la modalità del peggioramento. Quindi bisogna fare bene, fare presto. I punti chiave: valutare la perfusione più che la gittata. Usare l'eco senza vergognarsi se non si è perfetti come sono gli ecografisti, ci dà mille informazioni, compresa l'acqua polmonare. Non utilizzare soltanto l'emogas arterioso ma anche quello venoso centrale, guardare al microcircolo che è il futuro e pensare in tempo alla deresuscitazione, possibilmente creandosi un quadro complessivo, giocando eventualmente di squadra come piace a Stefano. Grazie.